sera abbiamo il piacere di avere con noi la Bim Bum Brass, che il nome promette delle performance decisamente scoppiettanti. Ecco, vorrei presentarveli uno ad uno perché alcuni li conosciamo, altri non li conosciamo. Abbiamo alla tromba Mauro Basiglio. Sempre alla tromba abbiamo Maurizio Pasqui. Al corno abbiamo Stefano Mancini. Al trombone Emanuele Ragni. E al basso tuba Francesco Lucchino. Prima di passare la parola ad Emanuele, che ci presenterà più approfonditamente il gruppo, vorrei ricordare a tutti che, data la particolarità della manifestazione, è gradito mantenere un rigoroso silenzio. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti al concerto del Bim Bum Brass. Questo è un quintetto di ottoni che si è formato nel 93. Non siamo tutti i soci fondatori, però io e Mauro siamo stati tra quelli che nel 93 hanno dato via questa avventura. Abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo girato praticamente tutto il centro Italia. Per la prima volta ho il grandissimo piacere di suonare a Mugnano. Per chi non lo sapesse, io sono mugnanese, quindi doppio piacere. E le musiche che eseguiremo, noi di solito durante il nostro concerto abbiamo il vizio di fare un cammino musicale partendo dal più o meno dal 1500-1600 fino ai giorni nostri. Noi anche questa sera seguiremo un cammino musicale, diciamo, cronologico, e in special modo questa sera vorremmo iniziare questo concerto con una suite, cioè una composizione composta da più composizioni più brevi di George Frederick Handel, giusto? Che si intitola Wassermusik, ovvero sia la musica sull'acqua, e non vedevo occasione migliore che nella piazzetta della pompa fare questo brano. Buon ascolto. Thank you.
quel cammino cronologico che dicevo praticamente svanisce in quanto facciamo un salto indietro, un brano dal sapore medievale, dove il protagonista sarà Francesco Lucchino con la tuba, in quanto non suonerà. Un brano in quartetto, appunto, dove suoneremo io insieme a Stefano, Maurizio e Mario. Per fortuna è capitato anche. La prossima fra mezz'ora. Il est belle pont. Thank you.
grazie. Il prossimo brano, come quello che abbiamo appena suonato, praticamente è stato sottratto al repertorio per archi, violini, violoncelli, in quanto questa formazione qui è abbastanza recente, è stata diciamo inventata da un gruppo canadese, Canadian Brass, appunto nel 1970. E noi, essendo una formazione recente, musica scritta è nata solo dal 70 in poi, quindi questi brani, essendo antecedenti, diciamo è stata sottratta dagli altri repertori, come era stata sottratta dagli archi prima l'aria sulla quarta corda, sarà sottratta ora da Mozart l'allegro della Eine kleine Nachtmusik, una piccola serenata notturna. Thank you.
Questo si chiama Alpenhorn, cioè il corno delle Alpi. È una gentile concessione del Museo di Storia Naturale di Berna, venuto scortato appositamente dalla Svizzera questa sera, fatto sulla copia di un corno ritrovato 400 anni fa nelle Alpi. È uno strumento usato per il richiamo tra i pastori per indicare le previsioni del tempo da vallata a vallata, la perdita di un gregge. Uno strumento da richiamo che per la sua fattura, per la sua fattezza, cioè conica, nel senso da una dimensione iniziale va allargandosi fino alla campana, assomiglia al corno che suona Stefano. Per questo, diciamo, oppure anche al ficorno soprano che vedete che ha Mauro. Gli altri invece ottoni, i nostri, hanno una diciamo, il tubo è cilindrico per tre quarti, solo l'ultima parte è conica, cioè quella della campana, vale a dire le trombe, il basso tuba e il trombone. Quindi l'unico addetto a suonare questo strumento potrebbe essere Stefano. Purtroppo lui a questa occasione però non si può suonare questo strumento, è una, come dire, è un valore troppo prezioso per rischiare di suonarlo. Tu vorresti... Io suono o suono o smetto. Allora, vabbè. Mi raccomando Stefano, mi raccomando. Con calma. Thank you.
ora siamo facilitati dai pistoni e dai cilindri. Questo è un tubo dritto praticamente, un tubo cilindrico, un tubo conico, appunto come dicevo prima. Oh, naturalmente per accrescere così la tensione del momento ho detto qualcosa di troppo. Non è vero che ce l'ha concesso, non c'è nessun museo di storia naturale di Berna, è vero però che è una fedele copia di un Alpenhorn che si usava tantissimi anni fa, quello sì. E per concessione invece di un nostro amico Jonathan Williams, un cornista della London Symphony Orchestra. Andiamo avanti. C'è un altro solista ora che si esibirà nella danza napoletana di Tchaikovsky, Maurizio Paspi alla tromba. Thank you.
tra la musica cantata dai Negri d'America sotto, diciamo così, la dinastia dell'uomo bianco nei campi di cotone. È uno dei più famosi tramandati dalla tradizione gospel. Sarà Maurizio Pasqui, che lo avete visto esibire con il trombino, anche lo strumento, diciamo, della famiglia degli ottoni più piccolo, e sarà lui il solista, e il brano si intitola Amazing Grace. Thank you.
passati sulla musica popolare e quindi anche folcloristica. Dall'America del Nord ci spostiamo all'America del Centro con una miscela di tre brani esplosivi messicani. Mexican Folk Medley. Thank you.
Se fosse possibile, altrimenti quello che credete meglio.